Sodi, che è venuto qui da noi oggi e che è uno dei pochi studiosi italiani riconosciuti dalla Parapsychological Association ed è veramente un faro luminoso negli studi che attualmente riguardano gli stati non ordinari di coscienza. Grazie di cuore per essere qui. Preferirei parlare così. Allora, mi pare che siamo riusciti a dare tempo ai tempi, siccome ci tengo più le vostre domande dalle cose che dire io, alle 12.30 finisco, quindi non mi prendo i 40 minuti di canonici perché voglio sentire le vostre domande, perché il cane al fuoco l'abbiamo messa tanta la mattina, è un po' troppo anche per il mio sonno. Io invece contributo che, come vedete dalla slide, non è solo farina del mio sacco, film dei disperati, che però è molto curioso rispetto alla sola questione chi siamo, che poi inevitabilmente porta con sé da dove veniamo e dove andiamo. Quindi qualcuno ha, soprattutto in questa relazione, ma forse c'è qualche precedente, no? Cioè, coscienza, ma qualcosa arriva da lontano che tu, responsabile qua, parlerà anche del dopo, sostanzialmente, quindi di vite che ci aspettano e probabilmente anche alla fine di questa esperienza. Quindi capite bene che è un tema che dovrebbe riguardare tutti, onestamente. E secondo me non è veramente complicato come fosse, lo stiamo anche un po' presentando, perché e quando dico la coscienza complicata, la coscienza è semplicissima, ma comunque come può definire la coscienza, che se la definisci già di formule matematiche, quindi fa vedere con una di te, ma la coscienza è quella che permette a me di dire questo è giallo, questo è rosso, questa è la bottiglia, io sto guardando un pubblico probabilmente interessato al termine della coscienza. Senza coscienza non c'è nulla, non c'è esistenza, sostanzialmente. Questo è il principio della coscienza. Poi da dove è stata fuori questa cosa? Siamo qui per discuterne. Ecco, io ogni tanto inframmezzato le mie slide, che probabilmente avete nei vostri atti, se le siete perse non preoccupatevi, chiedetele. Io sono pagato dai vostri contributi, dal servizio pubblico e quindi dai contribuenti, e quindi tutto quello che noi produciamo lo offriamo gratis. Tra l'altro, inserirò questa mia presentazione nel nostro sito del gruppo di ricerca che è su Facebook. E quindi poi per chi vuole approfondire dal punto di vista, diciamo, di alcuni contributi sia empirici che teorici che abbiamo dato in questi anni, basta insomma scorrere, dovrebbe esserci anche il link che funziona, perché vi beccate il PDF completo. Sostanzialmente il mio messaggio è chiaro, su cui volevo un po' riflettere. Da dove nasce questa benedetta? Sostanzialmente noi da dove saltiamo fuori, ok? E qui bisogna un po' schierarsi da qualche parte, ok? Perché le posizioni, l'avete già intuito, della scienza mainstream, cioè insomma, quella dominante, è la nostra coscienza, è qualcosa di insomma di complicatino che nasce dalla nostra biologia, ok? C'è un concepimento, ci sono complesse interazioni geniche con l'ambientale, il cervello, e a un certo punto arriva questa capacità di dire ma questo è rosa, questo è duro, io chi sono, da dove vengo? Quindi anche questa capacità di funzionare questi interrogativi, cose che tante persone non si pongono, ma questo non è un problema nostro. La posizione opposta è invece no, era accennata proprio il relatore che mi ha preceduto. Probabilmente noi siamo espressione di una coscienza universale. Universale vuol dire che non ha né spazio né tempo. Mi pare che le cose cominciano a cambiare radicalmente, perché se invece siamo frutto della nostra biologia, vuol dire che noi siamo dipendenti dalle caratteristiche della nostra biologia, e quindi dalle restrizioni della nostra biologia. Finita la nostra biologia, ciao ragazzi, ok? Fine di tutto. Ok? Possiamo discutere, ma sì, la coscienza è quello che rimane di voi, che ricordo di rimane, eccetera, eccetera, no, nello spazio. Comunque, sono dati, sono due modelli contrastanti, c'è poco da fare, all'interno del mondo accademico occidentale vince il primo, ok? Noi siamo frutto
giustamente si diceva c'è grande interesse in questi ultimi 20 anni sullo studio della coscienza. Per farvi un esempio, questo è 20 milioni di dollari per un progetto che mette a confronto due modelli di da dove nasce la nostra coscienza studiando l'attività del nostro cervello. 20 milioni di dollari, basterebbero 20 mila dollari a me, insomma, ogni anno sarei dice così. Ma insomma, quello che conta è quella creatività, come spendere i soldi, quindi la quantità di soldi. Ok, quindi occhio, il mio messaggio è esattamente questo. Da dove nasce la nostra coscienza, dal nostro senso di realtà, ok? La nostra biologia, o invece siamo espressione di una coscienza universale che si poi individua. Io sono Patrizio, Bruno, scusami, e Michele, eccetera. Ok. E allora infatti bisogna un po' chiedere, ma voi avete capito insomma che la tentazione è andare a vedere il cervello, ok? Sono milioni e milioni di dollari e di euro dedicati, c'è un progetto europeo di 100 milioni di euro finanziato per riprodurre come dire, il meccanismo di base del cervello. Ok? E la domanda banale che è stata insomma a un bambino che parla per la televisione è: da dove nascono tutte queste immagini, questi suoni, queste scene? Il bambino ingenuamente crede che nascono dalla televisione. È esattamente quello che stanno facendo migliaia di miei colleghi che sono interessati a studiare la coscienza dal punto di vista di cosa fa il cervello quando nella nostra capoccia passano emozioni, sensazioni, percezioni e quant'altro. E allora, velocemente, elencherò tutta una serie di esperienze che chiamo non ordinarie, che è un termine che bisogna utilizzare invece di alterare di coscienza, perché non c'è niente di alterato. Probabilmente è vero, lo stato di coscienza più alterato è quello odierno. Noi crediamo esattamente che questo sia il vero e l'unico stato di coscienza che ci permette di capire il mondo. Ed è qualcosa che non è così, tanto per essere chiaro. Allora usiamo termini più moderni, non ordinari, perché non sempre li sperimentiamo, non tutti li sperimentiamo, ma che mettono, sfidano, diciamo, i due modelli. Siamo espressione di una coscienza che nasce dal basso della nostra biologia o siamo espressione di una coscienza universale? E qui vado veloce perché secondo me qua dentro c'è gente che di questa esperienza ordinaria potrebbe veramente parlare meglio di questo. Un tema che sicuramente avete sentito chissà quante volte sulle esperienze di pre-morte. Allora, voi sapete che insomma gli scettici partiranno dalla trasmissione televisiva ogni tanto. Cioè, di solito dice no, perché se tu sei qua vuol dire che non sei morto. Il problema è che ci sono quello che riportano queste persone, io ho riportato alcuni libri, insomma, faccio un po' di pubblicità, diciamo, esplicita, che anche raccontano la loro esperienza di coscienza che è incompatibile con qualsiasi nostra conoscenza utilizzata dal sistema nervoso centrale. Ok? C'è un arresto cardiaco, c'è un abbassamento alle volte. Un azzeramento della vita bioelettrica. Come fanno questi a raccontare tutte queste cose? E soprattutto è il loro messaggio di una chiarezza, di una coerenza e di una lucidità che è incompatibile con qualsiasi altro stato di coscienza. Perché se fosse questo, per diventare lucidi, allora dovremmo veramente ridurre la nostra attività cerebrale a zero. Ok? Perché allora dice, allora arriveremo a uno stato di coscienza veramente alto, non so se ne ho l'idea. E quindi questo è il grande dilemma, come fanno queste persone a raccontare queste cose e a capire benissimo che è uno stato di sogno, di allucinazione, che poi hanno un potere trasformativo della loro, come dire, coscienza di chi sono e qual è il senso della vita e del dopo vita che è incompatibile. Ok? Chi fa questa esperienza? C'è uno qua. Non ha bisogno di studiare nulla, non so se ne è. L'ha sperimentata, tu puoi raccontargli quello che vuoi. Dici io ho fatto questa esperienza, dopo qualcuno va in crisi perché dice ma sarà vero, sarà vero, mamma mia, il cervello che va in crisi su Gesù. Ma il senso di aver vissuto un'esperienza vera che non è assolutamente immaginata
frutto della fantasia o degli stati alterati, diciamo, dovuti a squilibri biochimici, è chiarissima, non so se lo vediamo. E questo è un dato che bisogna un po' spiegare. E su questo c'è grande ricerca scientifica. Gli studi sulle RDE sono stati sdoganati, adesso c'è veramente tanto, tanto materiale. Ovviamente, insisto, più volte, ancora si cerca di ricondurlo a qualcosa che viene fuori da chissà quali combinazioni strane del nostro equilibrio biochimico cerebrale. Esperienze di coscienza spontanea e volontaria, precognizioni e presentimenti. Quindi, chi di voi ha avuto vere sia nel sogno o anche in stato di veglia? Vale così. Ok? Vuol dire io sono qualcuno, succede a me ogni tanto, ok? Riesco ad acquisire informazioni sul futuro in maniera assolutamente, non ci ho ragionato più di tanto, è un evento assolutamente che manco di, come dire, mi immaginavo, eccetera. Ovviamente anche questo può essere studiato a livello di laboratorio, perché uno dice, ah sì, ho pensato, il tipico è la precondizione di chi mi sta telefonando. Vabbè, adesso che cavolo di smartphone avete già anche il nome, insomma, una volta, insomma. Va bene, anonimo, questo è Antonio. Ok? È Antonio. Dice, ma perché mi è venuto in mente Antonio? Vabbè, dice, una volta c'è Zecchi e se, come dire, sgami, quindi insomma, è un caso, ok? Si possono fare delle condizioni, come dire, controllate in cui non c'è assolutamente possibilità di, cioè, c'è solo il caso, non so se lo direi. Se tu superi il caso, dove porti il problema, come mai riesci a anticipare quello che si chiama futuro, ok? Perché il grande problema che appunto dobbiamo risolvere è che se siamo una mente vincolata ai nostri limiti di spazio temporale, il futuro è solo probabilistico. Se tu conosci il passato e il presente, ok, lo trascini un po' e probabilmente ti può succedere questo, ok? Quindi solo per probabilità che puoi anticipare il futuro. Se invece, come dire, è possibile sfondare questa barriera, tu puoi acquisire informazioni che teoricamente non potresti acquisire, ok? E qui ci abbiamo portato un po' di robe, insomma, fatte in casa anche noi. Ecco, questo tra l'altro è un filone che ha aspetti applicativi, che non so se conoscete, per cui c'è gente che ormai si è fatto un business, sia, come dire, come consulenti, sia come, come dire, attività propria, applicazione a livello di intelligence, a livello di fare. Ecco, perché una delle grosse obiezioni spesso che succede, no? Dagli scelte che non è, non è buffissima, io non parlo con questi, dico, sono quelli che non leggono la letteratura, ok? Perché dicono questi fenomeni sono impossibili. E quindi non ti vado a perdere tempo a vedere che evidenze ci sono. Ok, io con questi non ci parlo, io parlo con la gente informata. E una delle obiezioni è, ma se ci fosse questa capacità di prevedere il futuro, allora si potrebbe fare qualche investimento in borsa e fare un po' di soldi? No, tanto per, insomma, stiamo parlando di spiritualità, ma insomma, meglio anche quel taccuino pieno, ok? Ebbene sì, c'è qualcuno che sta facendo business, dice, è scientifico? Cavolo di soldi, secondo me sì, nel senso, è spirituale? Non lo so, ok? Ma se questi sono espressioni della nostra natura umana, se uno le usa per bene, per fare un po' di soldi, ecco qui vi ho portato uno dei tanti articoli, perché poi dalla presente non è che poi si preoccupa di fare una pubblicazione scientifica se ha investito, se no si fa il suo bel business, se lo coltiva e se ne frega di quello che pensa dagli altri. Qualcuno invece, che io stimo moltissimo, invece se no voglio anche comunicare al mondo scientifico che è possibile fare business, denaro, con queste capacità. Dice, ma potremmo utilizzarle anche per altri scopi? Sicuramente sì, per carità. Questo qui è un esempio recente pubblicato da uno Stefan Schwarz, che tra l'altro è parte dell'archeologia psichica, quindi ha fatto un business cercando, come dire, antichi relitti utilizzando, diciamo, queste capacità di remote viewing, non so come che termine usare. È un'intelligenza. Vabbè, basta chiamare. Ok? E lui ha dato una collaborazione alla cattura di Saddam Hussein, che nessuno ovviamente sa.
Lui l'ha descritta recentemente, perché voi sapete che certe informazioni sono segretate fino a un certo punto, e gli è arrivato un pochettino di ringraziamento da chi l'ha beccato, ed è affascinante come lui poi, cioè quali informazioni lui ha fornito ai cacciatori di Saddam Hussein per beccare questo personaggio. Vi frega qualcosa sta lavorando, non lo so, però io so che queste cose sono utilizzate anche in Italia. C'era un'intervista fatta da una televisiva, non mi ricordo il programma, intervistato, e intervista un investigatore privato, dice noi sì, ogni tanto facciamo in Italia da queste persone, insomma, chiamiamo vari modi, solo che non possiamo dirlo se no si sbagliamo nel nostro settore. E per me, secondo me, è una grande ipocrisia. O funziona o non funziona, ok? Se funziona tu devi dire mi ha aiutato il digitale, che poi non funzioni sempre, perché non funziona neanche le ricerche investigative, diciamo, tradizionali, perché dovrebbero sempre funzionare. Ok, quindi questo è un dato di fatto che pone un problema: come si fa ad acquisire informazioni in posti, diciamo, senza limiti di spazio e anche di tempo, semplicemente mentalmente. Ok? Qui siamo a comunicazione mentale a distanza, vabbè, vi avete parlato un attimo di il termine più popolare con la telepatia, ma quindi insomma vado veloce. Esperienze di vita precedenti, ne parlerete più calma, ok? Abbiamo dato per noi un piccolo contributo con l'ipnosi regressiva, e come vedete c'è ricerca scientifica, non è tantissima come potete immaginare, potrebbe fare fatica a farla girare, insomma c'è. E poi, bellissima questa che mi è capitata proprio di recente, esperienze veterinarie di comunicazione con i defunti. Non so se avete visto l'intervista con Mogol su Arcobaleno, ve la consiglio, perché Mogol insomma, è un personaggio insomma, ben conosciuto, e lui, proprio in maniera spontanea, racconta queste informazioni che gli sono ricevute e che sembra che siano passate da Lucio Battisti, perché voleva che scrivesse questa canzone che si chiama Arcobaleno, che poi ha fatto interpretare da Adriano Celentano. Qui c'è il link al video, guardatelo, e c'è lui, ma va bene, se l'ha fumato, chissà qualcosa, quindi poi tradurre, diciamo, e interpretare i fenomeni secondo sui schemi mentali, però è veramente affascinante, diciamo, questo tipo di esperienze. E qui abbiamo anche il nostro primo contributo, poi avremo ovviamente la redazione del pomeriggio con Fernando Sinesio, che insomma è l'unico ricercatore italiano che ha studiato sperimentalmente in meglio per vedere ovviamente la cosa che può interessare, ma questi ci azzeccano o non ci azzeccano. Ecco, tra l'altro abbiamo messo proprio, ve lo dirà forse Fernando, è qua. Okay. Primo gruppo di ricerca italiano, perché a fregarsene dei medio è ipocrita, perché il mondo dei medio di sensitivi è un mondo vastissimo a cui ricorrono tantissime persone. Siccome tanti utilizzano queste persone per gravi sofferenze, vabbè, se non va per business, l'amore, cavolo, insomma, se poi gli freghi i soldi, non so anche come dire. Se vai invece per lenire sofferenze, pensate a una madre che perde un bambino, una figlia, capite che allora bisogna stare un po' attenti a assegnare a queste persone un ruolo importante di gestione del lutto. E ora, siccome dentro a questo mondo, come potete immaginare, c'è il restofante che dovrebbe arrestato subito e c'è la persona invece capace, cerchiamo di mettere in luce chi è, chi ha delle caratteristiche, di medianità per i quali si può anche suggerire di alcuni ruoli. Faremo pubblicità, tanto non ci viene da percepire. Esperienze di coscienza fuori del corpo, quanti di voi ogni tanto si sono visti dall'alto e si hanno fissato un po', ma poi sono tornati felici? Ecco lì, siete qua, siete felici, non siete un po' spostati a metà. Chi l'ha avuta la prima volta, ma in maniera così inattesa, penso che insomma un po' di paura, oh mamma, cosa mi sta succedendo, ritornerò mai, c'è una mia collega veramente buffissima che me lo raccontava ogni volta, e però ha preso una strizza molto veloce, speriamo che non mi capiti più. Io invece no, è bellissimo, tu insisti, vedrai che la prossima volta sarà ancora più stupefacente, eccetera, eccetera. No. E vabbè, non so se mi sia mai capitato, ma io spero di sì. Passa per la
sinistra, è di indurre questi stati di coscienza, in questo caso l'esperienza di coscienza fuori del corpo, attraverso pratiche ipnotiche. Ok? Sono la persona che si lascia ipnotizzare, quella che è anche entusiasta di provare questa cosa, perché sono non tutti, ecco, che sia ben chiaro, dice: ah, bello, bello, raccontami tu. Ok, ma poi provo tu, no, grazie, non si sa mai che poi rimanga sospeso, ok? E quanto a questo abbiamo anche indotto stati di canalizzazione, che è uno stato sull'intermedio di medialità in cui invece tu la persona in qualche maniera riceve messaggi da entità qualche volta non incarnate, almeno così si chiamano, ok? E chi lo sa? Qui ecco siamo un altro filone, qui siamo nel filone in cui la mente può interagire sulla materia, ok? Se la mia mente, come dire, non ha tempo e spazio, ed è parte di un tutto in cui mente e materia, come si diceva prima, probabilmente sono due espressioni della stessa entità, io posso controllare apparecchiature elettroniche a distanza. Dice fantascienza, no? Abbiamo pubblicato un lavoro di questo genere in cui accendiamo un'apparecchiatura interfacciata ovviamente con l'aggeggio, non so perché sono degli interessati di loro dettagli, costa 50 euro, tutta l'apparecchiatura costa 100 euro, ok? Io posso metterla qua, mettermi a migliaia di chilometri di distanza e accendere questa apparecchiatura, ok? Fantascienza, probabilmente basta crederci e investire un po' di, come dire, di ricerca scientifica. Speriamo a fin di bene, perché voi capite come tutta la conoscenza può essere utilizzata a fin di bene e a fin di male. Chiaro? L'energia atomica, la chimica, la biologia, per farci del bene e per farci del male. Ok? Qui siamo, ecco, questo però un particolarmente che non so se conoscete, è chiamato tradizionalmente effetto Maharishi, ma lei che è un grande studioso della scuola Maharishi, che tratta all'università americana, tutta dedicata, si chiama la Maharishi University, e fa il figlio da parte, a migliaia di studenti, e si basa tutta sulla filosofia, diciamo, di questa tradizione, vabbè, il maestro è Maharishi Mahesh, ma insomma è di tutta la tradizione medica probabilmente, ok? E quindi c'è settori di fisica, medicina, educational e anche management, tanto per essere chiari. Ok? Ed è insomma sostanzialmente il fenomeno che adesso succede tutti noi qua, ok? Riusciamo a concentrarci, entrare in uno stato di coerenza mentale positiva, ok? Attraverso pratiche di meditazione, questi sono tutti praticanti di meditazione trascendentale. Chi di voi ha iniziato, sta facendo pratica di meditazione, sa che non è così semplice, non basta stare con gli occhi chiusi e sperare che qualcosa accada, ok? Bisogna diventare padroni della propria mente e poi domandarsi ma chi è che comanda la mia mente? Che è la cosa più interessante. Quando un numero sufficiente di queste persone riesce a entrare in questo stato, puoi chiederlo quantico, a me piace solo mentale, insomma di coerenza positiva, ha effetti su tutta Milano. Quanti siamo noi? 200, c'è anche un algoritmo dell'1%, ecco, se tu adesso mi fai un po' di calcoli, vediamo quando adesso mi facciamo un... entriamo in questo stato per un periodo, però l'abbiamo fatto per un periodo un po' di... facevano un po' sessioni di tutti i giorni per mesi, e hanno, come dire, misurato la riduzione di omicidi e di tutti gli episodi di violenza. Ok? Difficile fare la ricetta a serie, perché uno diceva quelli di incidenti stradali, che hanno migliorato le... hanno aumentato le multe per eccesso di velocità. Sì, sì, beh, credo di... ecco, per dirvi che, e questi sono ormai hanno circa una cinquantina di studi fatti, i più recenti, vedete che sto guarda l'anno scorso, sostanzialmente, ok? Per dirvi come i nostri stati, ecco, coscienza come dire, globale o coscienza locale, se noi in qualche maniera riusciamo a diventare una mini coscienza globale, qua, okay, questi effetti si espandono, e sarebbe interessante poi capire come mai riescono a espandersi e influire diciamo, a larga distanza. Ecco, io finirei qui con una delle esperienze, secondo me, trasversonali, che appunto avete accennato prima,
che la più bella che abbia letto di tutti i tempi, perché è fatta da un vivente, non so se conoscete Federico Vanzini. Vanzini. Male, malissimo, perché è stata utilizzata un prodotto, il touchscreen, il nostro smartphone, grazie a lui. Lui è un italiano che abbiamo mandato a studiare, come spesso succedeva, gli diamo ottima formazione universitaria, come studiamo nella Silicon Valley, a fare business, diciamo, per altri. Per cui non si è dimenticato dell'Italia ed è considerato all'interno del mondo dell'elettronica un genio vivente. Quindi questa è la sua biografia, recente, diciamo, si cita l'anno scorso, si chiama Silicio, qui racconta proprio tutta la sua vita e la sua vita ultimamente dedicata allo studio della coscienza. Ed è affascinante come uno che si occupava di elettronica, di circuiti, business, si è arrivato adesso a come unica, ha messo su una fondazione, è una persona di sua moglie, dedicata allo studio della coscienza. Questo qui, Silicio, sì. Allora, leggiamo assieme questa cosa che secondo me risponde in maniera semplice, ma secondo me con una chiarezza stupenda, la domanda fondamentale per cui siamo qua a partire. Chi siamo, da dove veniamo e cos'è la realtà? Ok? Se l'avete forse anche nel vostro... o no? Sì, no? Va bene. Questa è un'esperienza spontanea, attenzione. Sentì emanare dal mio petto una potente carica di energia e amore mai provata prima. Questo sentimento era chiaramente amore, ma un amore così intenso e così incredibilmente appagante che superava qualsiasi mia idea ed esperienza sulla natura dell'amore. Lo percepivo come un ampio fascio di luce bianca, scintillante, viva e beatifica che prorompeva dal mio cuore con incredibile forza. Attenzione, ancora più incredibile era sperimentare la sorgente di quell'amore a lui. Improvvisamente quella luce esplose e riempì l'intera stanza per poi espandersi ed abbracciare l'intero universo con lo stesso bianco splendore. Allora seppi, senza ombra di dubbio, attenzione anche allo stato di coscienza, che questa era la sostanza, tra virgolette, di cui tutto ciò che esiste è fatto. Era ciò che ha creato l'universo partendo da se stessa. Con enorme sorpresa riconobbi che quella luce ero io. Ciò che rendeva questa esperienza strabiliante era la prospettiva impossibile, a proposito di paradossi, che mi offriva, perché io ero sia lo sperimentatore che l'esperienza. Era il mondo che osservava se stesso e allo stesso tempo sapevo da dentro che il mondo è fatto di una sostanza che sa di amore e che quella sostanza ero io. In altre parole, l'essenza della realtà mi si era rivelata come un qualcosa che conosce se stessa nella sua autoriflessione e il suo autoconoscersi al sapore di un amore irreprimibile e dinamico. Io finirei qua, io me la leggo ogni mattina, e attenzione, questo non è un poeta, non si fa di canne, non fuma, è uno che sta continuamente dedicando la sua vita a proposito dell'approccio matematico che io osservo e guardo, vuole tradurre in forma matematica la coscienza, e c'è la fondazione, se vuole vedere una dritta, così vi scambiate un po' di cose, ecco, però ecco, leggete questa cosa qua. Va bene, la letteratura dei mistici è piena di questa cosa qua, cioè, l'ho letto qua, secondo me è diventato qualcosa di simile. Ecco, però ripeto, sentirlo dire da uno che un personaggio pubblico è stato premiato dal presidente Obama come medaglia nazionale per l'innovazione tecnologica, non so se spiego, vedete analista di conoscimenti scientifici che fa. Rabbrividire, è uno che ha questo tipo di esperienza, poi ne ha avute altre simili, ecco, e lui insomma, avete capito con questa semplice esperienza che ha capito tutto dell'universo, adesso cerca di comunicare con gli altri, insomma di tradurre un linguaggio scientifico e quant'altro. Questo è il succo, a mio avviso, del mio messaggio, e come potete ben capire, insomma, rispetto alla nostra mente è
frutto della nostra biologia o viene da altro, mi capite bene qual è la mia posizione. E su questo vi lascio un po' di libri, insomma, da leggere, e con questa altra riflessione di un grande scienziato degli anni 70. Ecco, pensarci, ecco, magari alla fine quando siete un po' in crisi, insomma, sostanzialmente della vostra, il vostro sé individuale, pensarci più come esseri spirituali che stanno avendo un'esperienza umana, piuttosto anzi, non siamo esseri umani che stanno avendo un'esperienza spirituale, ma siamo esseri spirituali che stanno avendo un'esperienza umana. Guardate che veramente cambia radicalmente la vostra idea di come. Dico questo, vi ringrazio.